La sinistra è una lista che si presenta con un nome chiaro, con un simbolo semplice, per dire subito da che parte sta, dalla parte del lavoro, dei diritti, dalla parte delle persone in carne ed ossa, dalla parte di chi in questi anni ha visto peggiorare la propria condizione di vita, ha visto evaporare il proprio salario, ha visto scomparire i propri diritti. Siamo quelli che pensano che oggi è necessario investire per un grande piano straordinario per il lavoro che abbia al centro l'idea della transizione ecologica dell'economia, perché altrimenti mobilitarsi per salvare il clima rischia di rimanere uno slogan vuoto. Siamo quelli che pensano che in Italia vanno cancellati 16 miliardi di incentivi all'uso delle fonti fossili, siamo coloro che pensano che bisogna rimettere al centro una politica che contrasti il dumping sociale, cioè la corsa alla concorrenza sulla pelle e sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici istituendo un salario minimo europeo. Insomma, siamo quelli che pensano che l'Europa si salva se cambia le sue politiche, perché questa è l'unica garanzia che il sogno europeo non collassi su se stesso. Il Parlamento europeo, questa lista si colloca in un gruppo parlamentare, il GUE, NGL, il GUE del gruppo della sinistra verde nordica, che è il quarto gruppo parlamentare in Europa ed è il punto di riferimento naturale di chi in questi anni ha rifiutato l'alternativa falsa e anche un po' tossica di chi ci racconta che da un lato ci sono i nazionalisti, le destre neofasciste, regressive, e dall'altro l'unica speranza per contrastarle è il fronte di chi ha governato l'Europa in questi anni, quello dei socialisti, dei popolari, del PD per capirsi in Italia, ma lo ha fatto nel segno dell'austerità. Quelle politiche hanno spalancato le porte alle destre.